14 dirigenti sono stati indagati e alcuni arrestati. Arriviamo anche al giro di arrestati. Vincenzi, capogruppo PD, si è appena preso. Forse è indagato, se adesso gli è scappata questa cosa, quindi anche lui sta rischiando molto. E sulla sanità stanno mangiando in un modo vergognoso. Stanno speculando sugli immigrati, speculano sugli anziani, sui disabili, stanno speculando su tutto. La sanità pubblica è allo sfascio. I Forlanini lo stanno privatizzando e nessuno muove un dito. Chissà già come l'hanno chiuso, hanno venduto tutto, hanno venduto gli ospedali per aprire case della salute. Questa è la sanità del Lazio. Quindi se li lasciamo fare, se lasciamo ancora Zingaretti a fare il delinquente in quella regione, ci mangeranno tutto. E sarà solo la sanità privata solo per tirarsi la colpa con loro. Stamattina siamo andati nei loro uffici per pretendere il nostro diritto, gli stiamo dei dati, documenti sulla sanità, ce li hanno negati, con mille scuse, quindi stanno comportando in maniera assolutamente opaca, in maniera, come si può dire, stanno censurando la pietra del Movimento 5 Stelle e quella di vendere, per esitare quello che sta facendo il Questa è la verità, è la verità del generale, la città è il primo a rispondere a tutto questo, quindi aspettiamo la prossima.